che è vita, perché anche quello contiene vita. Allora, e non pensiamo a noi stessi, non accarezziamo noi stessi, siamo tesi fuori, ma dentro non ci guardiamo mai. E questo è un guaio grosso, eh? E questo vale per gli operai come vale per i ricchi, come vale per chiunque, per ogni uomo. Allora, io mi chiedo appunto, la Chiesa, non, quasi quasi a me, a questo punto, io sono stato amico di Don Milani, sono stato amico di Turoldo, sono stato per un pelo non ho conosciuto Giovanni quello straordinario prete di Mannucci, eh? E per un pelo. Allora, le ho conosciute bene e so che loro hanno distinto la Chiesa dal problema di Dio. Dio tace perché noi tacciamo. Se noi non facciamo niente dentro di noi per crescere, e beh, come fai ad ascoltare il mistero delle cose? Dio, la natura, la distruggiamo infatti. Oggi tutto facciamo, quando pensi come pazzo l'uomo che costruisce le bombe atomiche per distruggere 700 volte la Terra, non basta una, 700 volte la Terra, è qualcosa di più della stupidità o della bestialità, è qualcosa di demonico pensare di distruggere 700 volte la Terra. E noi non facciamo niente. Noi non reagiamo. Tutto questo accade. In questo momento, mentre stiamo parlando, uccidono in Africa, uccidono in Asia, massacri da tutte le parti, e l'uomo tace. Questa è questa che io chiamo la crisi della coscienza dell'uomo, anche nei tuoi pastori manca questa coscienza. Questa è una crisi forte, è una crisi che ci travolge e verrà il momento che ci travolgerà davvero se andiamo avanti così. Allora, io penso che il mistero di Dio è un mistero grande che va coltivato dentro l'uomo, perché l'uomo non deve credere di essere onnipotente. Capisci? L'uomo non è onnipotente. L'uomo deve pensare che c'è un limite, che c'è un qualcosa con cui si confronta che lui non riesce con la sua testa a realizzare. Diceva Einstein, giustamente, mentre tutti credono che ormai la scienza ha capito tutto, che esiste soltanto la materia, Einstein diceva: io non è che conosco. Pensa, dice una cosa che vale anche per la poesia. Non è che conosco perché la mia testa funziona. Io scopro e conosco per intuizione. Ma l'intuizione non la faccio io. Si fa un'intuizione. Avviene un'intuizione. E l'intuizione è possibile nel rapporto simpatetico con l'esperienza. Pensa. Cioè il rapporto amoroso con l'esperienza. Allora impara ad amare te stesso, impara ad amare il mondo, e allora scopri che si fa qualcosa. Qualcosa si fa dentro di te e fuori di te, e la vita cambia. Ma se non fai questo, hai voglia di fare rivoluzioni. Ogni rivoluzione ha portato disastri immensi. Pensa qual è stata la rivoluzione russa. Ha massacrato tutti i rivoluzionari prima di tutto, e poi ha massacrato i poeti, i musicisti, gli artisti, gli scienziati. E questo lo chiamiamo cambiare la vita. Devi cambiare l'uomo, se no non cambia la vita, non cambia la società. È questo che bisogna. Allora il Dio, non è che è dentro di noi. È dentro tutte le cose, e questo Dio dobbiamo ascoltarlo e raggiungerlo, non
non pensare che Dio sia un sogno, che è un buon padre che ti guida in ogni momento della vita. Ecco, noi abbiamo ascoltato davvero con voci diverse, però due grandi maestri della nostra vita questa sera. E sono anche molto contenta che abbiamo scoperto Antonio Portas, che io non conoscevo e pochi di noi credo conoscevano, e che abbiamo sentito Loi che si è, come dire, espresso anche con molta passione, rendendo molto espliciti i suoi pensieri. Ma poiché siamo un festival di poesie, credo che la cosa più bella sia chiudere con due poesie. Una che facciamo lei. La leggi una poesia? No. No. Leggi uno, per far piacere alla gente. Non lo so leggere. Non lo sa leggere il Salmo. No, c'è un mentitore. Allora, leggiamo questo. Quale leggiamo? Il Salmo del pianto? Non so, una qualunque. Vediamo. Dai, dammela più quale. Ecco, leggiamone una biblica, va bene? No, una tua però, non di qualcun altro. Leggi questo, aspetta un attimo. Siamo? Leggi questo. Allora, questa chiude questa raccolta, che invece è il canto a due voci, che l'altra voce è quella di Giacomo, e dice: seppellitemi, seppellitemi compagni nella terra nera dove giacciono i poveri del mio paese, e lasciatemi con loro come fui e come sono, consegnatemi povero a questa immensa terra, pane povero, legato alla fatica, umile figlio dello stesso grano. Seppellitemi, compagni, con pugni chiusi e le bandiere in mano. Ecco, veramente molto, molto bella, lo ringraziamo tanto. E invece a noi chiederei di leggere, visto che stasera ci ha parlato molto della coscienza, di questo dolore per l'assenza della coscienza nel nostro tempo, di Dio sono pazzo. Si strappa la coscienza. Questa qui è la sua memoria. Questa è la sua memoria. Dunque, di Dio sono pazzo, sono matto. Si strappa la coscienza, perché? Perché da una parte, appunto, come lui, da una parte si crede e dall'altra si dubita. Tanto più quando è un'idea di Dio, perché è proprio l'idea di Dio che ci fa dubitare. E allora vado in giro, lo penso, me lo rimugino e cammino. E più lo penso e più ne sono lontano. Perché Dio è scherzoso, e come fa la luna? La luna, sapete, la luna, state, siete sulla spiaggia che state parlando con un amico, e la luna è lì. Poi continuate a parlare, la guardate, non c'è più. E la luna è là, in fondo. Poi guardate ancora e non c'è più del tutto, è sparita la luna. Però non è finita la luna, è semplicemente andata da un'altra parte. Allora, Dio è scherzoso come fa la luna, che i miei pensieri sono nuvole e lui si nasconde. E così io mi perdo via, parlo con gli uomini, e matta la luna, chiara, luna che si rifà sempre luna. In milanese si dice luna lunenta, con la sua luce che scivola nella notte. Però in milanese c'è una bella parola, perché scivola, io ho tradotto scivolare, ma in realtà scivola e lascia il segno nella notte. Slisa si dice in milanese. Allora, di Dio sul mat, se strepa la coscienza, vuoi in giro, e il pensi, me arremeni,
e vu. E più se pensi, e più che sono lontano. Dio le scherzose, le come fa la luna, che mi pensavo in nuve, e lui si sconde. E in cima tondi via, parli con gli uomini, e mata la luna, chiara lunenta, con la sua luce che slisa nella notte. Grazie. Grazie molto. Grazie a tutti, grazie per essere stati qui. E buonasera e buona continuazione del festival.